certamente avrete sentito parlare del bosone di Higgs e del fatto che è ritenuto responsabile della massa delle altre particelle. In questo video proverò a spiegarvi come funziona il meccanismo che fornisce la massa alle particelle e allo stesso bosone. Prima di cominciare, va detto che ogni spiegazione del meccanismo che non coinvolga la teoria quantistica dei campi è destinata a non essere del tutto corretta per un verso o per l'altro. Possiamo solo cercare di fare delle analogie, che pur non essendo mai del tutto soddisfacenti, potranno dare un'idea di come funziona il meccanismo. La teoria, formulata da Peter Higgs nel 1964, prevede l'esistenza del cosiddetto campo di Higgs, che possiamo pensare come a un campo di forze. Per certi versi simile al campo elettrico, al campo magnetico o al campo gravitazionale a cui siamo tutti più abituati. Supponiamo ora che uno di questi bastoncini gialli, che in effetti è un piccolo magnete, rappresenti il campo di Higgs, che è distribuito nello spazio in modo uniforme. Questa pallina, invece, rappresenta una particella, che per sua natura avrebbe massa nulla. Supponiamo che si tratti di un elettrone. Se l'elettrone attraversa il campo di Higgs, questo gli si attacca, riducendone la capacità di muoversi. La massa, infatti, è una misura di quanto sia difficile spostare un corpo. Maggiore è la massa, più è difficile spostarlo. I muoni sono particelle in tutto e per tutto uguali agli elettroni, sono solamente più pesanti. In assenza di campo di Higgs, quindi, muoni ed elettroni sono uguali, per questo lo rappresentiamo con la stessa pallina con la quale abbiamo rappresentato l'elettrone. Il muone, però, interagisce più volentieri col campo di Higgs e perciò, attraversandolo, acquista una massa maggiore. Anche il bosone di Higgs subisce la stessa sorte, perché interagisce con se stesso. Prendiamo dunque un campo di Higgs, che come sappiamo è rappresentato da un bastoncino giallo. Il campo stesso si accoppia con i suoi simili, acquisendo così una massa. Lo che si è appena formato è un bosone di Higgs. Si tratta cioè di qualcosa a cui si è attaccato un certo numero di campi di Higgs, facendo apparire questo qualcosa come una particella di una certa massa.